3, 2, 1, via! Iniziamo questa diretta su Radio Onda Novara e anche in televisione con la presidentessa dell'associazione Parkinson in Subria Onlus di Novara, Adriana Rossi, che praticamente con questa corsa, che questo evento che oggi c'è a Novara, si vuol far conoscere un po' anche la malattia del Parkinson, perché noi la sentiamo tanto nominare in televisione, ma forse molti non sanno cosa voglia dire vivere o convivere con questa malattia, o soprattutto magari avere anche un parente affetto da questa malattia. Purtroppo si tratta di una malattia neurodegenerativa che non è curabile perché non si conosce la causa e colpisce comunque, quindi porta alla disabilità quasi sempre. Sono molte le persone colpite da questa malattia, forse non si pensa a questo. In Piemonte si calcola che ci siano più di 20.000 persone malate di Parkinson e in tutta Italia oltre 250.000. E quindi il problema è che dà proprio una disabilità, porta alla disabilità, e quindi vengono coinvolti non solo i malati ma anche i parenti, i familiari che assistono le persone. Quindi la vostra associazione, oltre a questa manifestazione, cosa fate poi in effetti? Date aiuto praticamente alle famiglie che purtroppo hanno questo problema, e cosa fate nella città di Novara? Noi cerchiamo in qualche modo di supportare le persone che hanno bisogno, soprattutto con consigli, con quello che ci chiedono, cerchiamo di aiutarli. Il nostro motto è: non sei solo contro il Parkinson, quindi cerchiamo proprio di dare un aiuto. Poi come attività facciamo della ginnastica due volte alla settimana, che è molto importante perché il problema dei parkinsoniani sono proprio i disturbi del movimento, e quindi tenersi in movimento, tenersi in attività fisica è molto importante proprio per fare in modo che la malattia progredisca più lentamente. Poi abbiamo dei gruppi di incontro con una psicologa, perché comunque la malattia porta anche alla depressione e quindi è importante confrontarsi. Una volta alla settimana ci incontriamo in via Perazzi, all'ex biblioteca del quartiere San Martino, per stare insieme, proprio per passare un pomeriggio insieme. Ho capito, e diciamo che se qualcuno ha questo problema, come si fa ad avvicinare alla vostra associazione? Cioè viene portato ad esempio dal reparto dell'ospedale, o si avvicina con un numero di telefono, un sito internet? Come si fa a partecipare al vostro gruppo, diciamo? Beh, c'è un sito internet, c'è anche una mail, ma e poi i neurologi dell'ospedale spesso ci mandano le persone. Comunque il modo migliore per cercare di sapere qualche cosa da noi è telefonare al mio numero di telefono, 333 21 36 239, perché comunque non abbiamo una vera e propria sede e quindi è difficile rintracciarci in altro modo. Altrimenti lunedì pomeriggio dalle 3:30 alle 5:30, tutti lunedì pomeriggio ci si ritrova in via Perazzi, come ho detto prima, al numero 5E. Quindi abbiamo dato anche i recapiti e ringraziamo la signora Adriana Rossi, che è la presidentessa dell'associazione Parkinson in Subria Onlus, sezione di Novara. La ringrazio e buona giornata, grazie mille. Grazie a tutti.
Allora, dopo la presidentessa dell'associazione Parkinson Subi Onlus, abbiamo qui invece il presidente della Novara che corre, Simone Leo, colui che oggi ha dato una grossa mano a questa manifestazione che c'è in questo momento su Novara. Sì, sono 2 anni che diamo una mano ai ragazzi di 9 e 20 a organizzare questa bella manifestazione. E noi curiamo più che altro la parte tecnica, quindi la parte proprio della gara vera e propria, anche perché è un po' il nostro lavoro di tutti i giorni. Noi siamo una società sportiva che è nata nel 2010 e oggi contiamo 90 atleti tesserati e quindi insomma siamo una bella realtà e così ci piace appoggiare queste manifestazioni quando vengono fatte a Novara. Ecco, e fate solo manifestazioni in loco o girate un po' dappertutto? Ma come organizzazione più che altro in loco a Novara, e mentre invece da atleti corriamo in tutto il mondo, facciamo gare dovunque, in Italia, in Europa, nel mondo. Adesso per esempio a novembre parteciperemo per la 4ª volta come società alla Maratona di New York, e tra 2 settimane 5 dei nostri atleti correranno la 100 km del Passatore. E così, insomma, ogni domenica c'è una gara e un posto dove andare. Allora, la vostra associazione Novara che corre, praticamente dove ha la sede? Avete un sito internet, immagino, dei recapiti sì, tutto in internet, e avete praticamente da 0 a 100 anni? Sì, praticamente sì, abbiamo un sito che è novarachecorre.it, poi ci potete seguire dalla nostra pagina Facebook e Instagram, quindi abbiamo anche i social network attivissimi. La sede sociale in via Wild 1 a Santa Gabbio, ma in realtà non abbiamo una sede vera e propria, e siamo a 90 tesserati e ci stiamo preparando per la festa di quando raggiungeremo il 100°, cioè entro un mese, non di più. Allora in bocca al lupo. Va bene, ringraziamo Simone Leo, presidente della Novara che corre, e buona giornata, ma soprattutto buon lavoro. Grazie anche a voi, ciao a tutti. Allora, adesso siamo invece con Gabriella. Sì, io sono qua a nome della 920 per la Run for Parkinson, che è appena partita, aspettiamo che arrivino, quindi tra poco scopriremo chi sono i vincitori. E certo. E allora, questa è una bella giornata oggi, visto col tempo che ieri era un po', invece è bella. Sei tu che porti il sole. Il sole, no, in realtà sono tutti questi bellissimi ragazzi della Run for Parkinson che sono arrivati tutti colorati, felici, gioiosi, e hanno portato il sole e si sono aperte le nuvole. Allora, oggi avete un bel da fare, oltre poi questa, diciamo, camminata, se mi consente il termine, o corsetta, 7 km è un po' corta, insomma è una corsettina, dai, tanto io e te non la facciamo qui. Infatti, noi siamo pigri. Poi nel pomeriggio invece c'è qualcos'altro. Sì, nel pomeriggio c'è 2 giorni tra i fiori, è una manifestazione che noi abbiamo organizzato in collaborazione con Ascom Novara e con Commercio. È una manifestazione sulla natura, sui fiori, principalmente su fiori, piante, giardino, arredo, ma anche creatività, buon cibo e vivere in mezzo alla natura e godersi la primavera che finalmente è arrivata. Quindi invitiamo tutti coloro che stanno vedendo e stanno ascoltando Radio Onda e Radio e Televisione Onda News 24, questa mattina non mi ricordavo l'altro canale televisivo, di venire anche oggi pomeriggio, perché oramai la corsa è passata, se volete vedere chi è premiato e così, e poi per far festa insieme a noi, ma al pomeriggio questo bel evento con i fiorellini, quindi è primavera, e poi anche una bella location perché è nel parco dell'Allea, insomma è una bella situazione. Esattamente, intanto oggi pomeriggio per la Run for Parkinson, anche se la corsa si concluderà con l'ora di pranzo, ci sarà ancora animazione a cura di Dimi Dimitri e i gazebo informativi delle associazioni. Invece 2 giorni tra i fiori va avanti già da questa mattina e proseguirà fino a domani sera. Vi ricordiamo anche che c'è una fornitissima area food da leccarsi i baffi, quindi venite, venite, venite. Ok, allora vi aspettiamo tutti a Novara. Grazie Gabriella, ciao ciao. Ciao ciao e grazie a tutti. Siamo qui con Cisco, che è della scuola Circo Dimitri. Dimi Dimitri, allora, dimmi, oltre fate scuola
e praticamente siamo un'associazione culturale che trattiamo di teatro e arti circensi. Partiamo dal teatro fino a tutte le specialità artistiche, acrobatiche, dall'acrobatica fino alla giocoleria e tessuti aerei, a quant'altro. Sì, siamo molto legati a questa città, al territorio, ci teniamo molto anche a dare un punto di riferimento per i giovani, per cultura, così, piuttosto che magari stare in mezzo alla strada, lasciare in mezzo alla strada, così è un punto in cui possono aggregarsi, possono trovare... Quindi è aperta da 0 a 100 anni? Praticamente sì, da quando capisci di avere le gambe fino alla fine, dai 3 ai 99 anni, dai 0 ai 100, per tutti quanti. Trattiamo dai bambini fino appunto agli adulti, abbiamo clown adulti come clown bambini, acrobati adulti come acrobati bambini, siamo aperti al mondo. Siete aperti al mondo e oltre alla vostra scuola ovviamente andate anche a fare le manifestazioni, non soltanto penso nella città di Novara ma anche da altre parti. Sì, siamo molto fortunati su questo punto di vista, siamo molto richiesti fortunatamente, ovviamente quando facciamo Novara siamo sempre felici col cuore perché è la nostra città, ma siamo richiesti da Milano, tutto il milanese, la nostra scuola di teatro è arrivata fino a New York con una rappresentazione, scesa di me, una rappresentazione molto richiesta, fino ad Abu Dhabi, quindi stiamo girando il mondo. Quindi siete internazionali. Volevo dirvi, volevo chiederti, ovviamente avrete un sito internet, ovviamente, e se uno vuole partecipare, vuole provare almeno a fare la scuola di circo, cosa deve fare? Noi siamo aperti praticamente tutto il tempo, siamo in via Sforzesca, ma ci trovate anche su www.dimidimiti.com. Potete venire quando volete, sempre abbiamo una lezione gratuita veramente, e siamo aperti praticamente a tutti quanti. Siamo, tutti i giorni da che ora o qualche giorno? Praticamente si può venire in segreteria che ci sono gli orari appositi per ogni corso e per ogni corso sono previste giornate di prova in cui ci si presenta con i nostri maestri più che preparati, più che disponibili. Adesso grazie anche a loro siamo a questa manifestazione qua, la Run for Parkinson, siamo felicissimi della cosa. Ecco, però ti porto via un attimo la parola, nel senso che io so che poi a settembre ci sarà una bella manifestazione qui a Novara, una grande manifestazione. Ti lascio a te la parola perché sai tutto di più. Grazie, posso? Sì, veramente una grande manifestazione internazionale, siamo dal 2, 3 e 4 settembre, Festival Internazionale degli Artisti di Strada, qui a Novara, quindi grande cosa che coloreremo le strade, coloreremo la città, noi della Dimmi Dimitri ci siamo, ci stiamo già preparando alla grande, e vedremo, sarà una roba che avremo un po' di concorrenza, ma soprattutto comunque in questa concorrenza animeremo la città, la coloreremo, quindi saremo noi, rappresentiamo Novara. Va bene, allora il primo weekend di settembre praticamente. 2, 3 e 4 settembre, esatto. Rivedremo Cisco e tutti i suoi amici del circo Dimmi Dimitri. Scuola, teatro e arti circensi Dimmi Dimitri. Ringraziamo Cisco e in bocca al lupo per tutto. Grazie. Ciao. Gianluca e tutti gli altri, Giovanni. Avanti, avanti. Continuano gli arrivi, abbiamo 200 iscritti. Pacchi gara per tutti, venite a ritirarmi qui sul palco. Cercate un uomo con la barba lunga, lui vi darà